Ciao ragazzi, sono in partenza per San Francisco, ma volevo, siccome ho un paio d'ore libere, volevo assolutamente mettermi davanti alla videocamera, filmare un video per voi, così non vi lascio troppi giorni senza video, perché poi tra il volo eccetera eccetera, almeno così in volo posso montare questo video, caricarlo quando arrivo, sperando che ci sia una connessione decente in hotel a San Francisco. Oggi voglio fare questo video che è il 50 random facts about me, quindi vi darò 50 cose, vi dirò 50 cose completamente random su di me. Sono estremamente ordinata, è una mia fissazione e detesto il disordine e le persone disordinate. Non ho mai messo un paio di lenti a contatto né da vista né colorate in vita mia e mi fa impressione solo pensarci. Da piccola chiamavo lo yogurt Ongon. Io avevo il mio linguaggio da piccola e lo yogurt era Ongon. Da piccola ero convinta di aver inventato la macchina della verità e quando ho scoperto che in realtà l'avevano già inventata ci sono rimasta malissimo, perché tutto il ragionamento di inventare una macchina che poi avrebbe deciso se una persona diceva la verità o meno a seconda delle robe cerebrali, boh, io c'ero arrivata da sola, almeno ero convinta di esserci arrivata da sola, e poi ci sono rimasta malissimo quando mi hanno detto guarda che già esiste. Detesto i cetrioli, l'odore che hanno i cetrioli, soprattutto quelli freschi. Non ho mai mangiato insalata nella mia vita e non lo farò mai. Non ho mai mangiato funghi in vita mia e non lo farò mai. Credo profondamente nel karma. Credo nei fantasmi e nell'aldilà. Amo il cibo piccante. Vengo sempre e costantemente presa di mira dalle zanzare che mi lasciano delle cicatrici che durano per anni. Non sto scherzando, tutti mi dicono ma questo perché è sangue dolce, però non è che mi fa sentire meglio sinceramente. Detesto quando la gente viene da me a parlare male degli altri, sia che io queste altre persone le conosca sia che io non le conosca, è uguale. Questa cosa mi fa pensare che poi quella persona evidentemente parla male di me quando è con gli altri e mi fa perdere completamente tutta la fiducia in quella persona. Detesto i film tristi, non capisco il senso di un film triste e non voglio mai guardarli. Amo i film che parlano di fantasmi, credo di aver visto tutti i film nella storia del cinema che parlano di fantasmi, di spiriti e roba del genere. Non mi addormento mai per caso da nessuna parte, nemmeno se sono stanchissima non dormo da 24 ore, è capitato che non dormissi per 30 ore, ma comunque non mi addormento sul divano, non mi addormento in treno, non mi addormento in aereo, devo essere a casa oppure in business class in aereo distesa e dire ok adesso dormo, e lì forse dormo. Non ho mai bevuto un espresso nella mia vita. Sono completamente negata in tutti gli sport che abbiano a che fare con un pallone e a scuola nessuno mi sceglieva mai in squadra. Nel cibo mi manca sempre, sempre il sale e mi trattengo sempre, altrimenti ne aggiungerei a chili. Uno dei miei più grandi sogni è vedere l'aurora boreale. Sono convinta che niente succeda per caso, niente. Sono estremamente flessibile e posso fare le spaccate senza problemi. Da piccolissima i miei genitori mi hanno iscritto a ginnastica artistica, io la detestavo e continuavo a scappare dalla palestra per correre da mio padre che mi aspettava al bar. Non penso di aver fatto neanche una lezione dall'inizio alla fine. Alle elementari ero tremendamente invidiosa di tutti quelli che avevano l'apparecchio, la trovavo la cosa più figa del mondo. Non ho mai guidato uno scooter, un motorino nella mia vita. Soffro terribilmente, terribilmente di vertigini ed ecco perché non salirò mai sulle montagne russe. Non riesco a starnutire sottovoce, sento gente che fa "Ci!" oppure "Ci!" Io non ci riesco, io faccio si sente quando starnuto, non riesco a farlo sottovoce, io non so come ci riescano. Sono una credulona, credo sempre a tutto quello che mi viene detto, non penso nemmeno, magari è una battuta, magari non è vero, io ci credo, fino a quando poi non mi dicono no guarda che scherzavo, era una battuta, io poi ci arrivo. Sono molto diffidente verso chi non ha animaletti in casa. Non ho mai imparato la tabellina del 7. Mi sto vergognando. Non ho mai avuto paura di medici, aghi, dentisti, roba del genere, vedere operazioni su internet, foto, non mi fa nessun effetto, neanche quando mangio. Nella mia vita ho visitato 18 paesi, e sì, li ho contati. Ho ricordi vivissimi di quando avevo 2 e 3 anni. Trovo seriamente che alzarsi presto la mattina sia una vera e propria forma di tortura. Ho fatto il piercing all'ombelico a 12 anni e da allora non l'ho mai tolto. Sono scorpione, ascendente scorpione. Odio chi guida senza rispettare le regole della strada. Sono molto tedesca in ciò. Non ho mai preso una multa in vita mia. Amo cantare, ma lo faccio solo davanti a persone di cui mi fido.
Quindi se canto davanti ad una certa persona, in quel momento mi rendo conto che di quella persona mi fido ciecamente. Ho ancora paura di dormire da sola al buio. La mia pizza preferita è la diavola oppure forse le patatine. Se sento che una zanzara mi ronza nell'orecchio di notte, io accendo tutte le luci, mi armo di ciabatta e fino a quando non l'ho uccisa, passassero 2 ore, io non torno a dormire. Sono figlia unica, non ho mai dormito nella mia vita in un sacco a pelo e non mi ispira tantissimo l'idea di farlo, sinceramente. Riesco a muovere entrambe le orecchie. Amo la frutta acerba, non c'è nessun frutto che mi piaccia quando è troppo maturo. La cosa più buona al mondo, secondo me, è il latte condensato. Non riesco né a lavarmi le mani né a farmi la doccia con l'acqua calda. La uso a malapena tiepida, sarebbe fredda per tutti, credetemi. Tutte le mie amiche si fanno la doccia con acqua bollente e io non riesco, mi ustiono. Non so come facciano, io la tengo sempre quasi a metà, quindi è praticamente fredda. Amo i cartoni Disney e i miei preferiti sono Alice nel Paese delle Meraviglie e La Spada nella Roccia. Da piccola non alzavo mai la mano a scuola. Quando la maestra, la professoressa chiedeva qualcosa, io, anche se lo sapevo, non alzavo la mano perché non mi sentivo in dovere di farle sapere che la risposta la sapevo. E poi si sono resi conto di ciò quando hanno iniziato ad interrogarmi, perché io non alzavo mai la mano e poi me lo chiedevano: ma lo sai? E io rispondevo, e quindi poi ho spiegato alle maestre, alle professoresse, che non avevo bisogno di far vedere a tutte che io la risposta la sapevo e basta. E niente ragazzi, ragazze, questi sono i 50 random facts about me. Spero vi sia piaciuto questo video. Quando vedrete questo video sarò a San Francisco e sarò completamente morta, tipo uno zombie dal jet lag, dal fuso orario. Ma comunque, come sempre, leggo sempre tutti i vostri commenti, rispondo, metto like, cuoricino. Quindi vi mando un bacio grandissimo, spero vi sia piaciuto questo video, scrivetemi nei commenti come al solito. Quindi bacio, alla prossima, ciao!